Un blitz delle teste di cuoio francesi è scattato mercoledì mattina alle 4:20 nel quartiere di Saint-Denis, dopo che era stato trovato un cellulare vicino al ristorante Bataclan, obiettivo dei 7 attentati di venerdì scorso a Parigi. Erano 5 i terroristi barricati in un appartamento, 2 sono morti, gli altri sono stati arrestati. Circola la voce che la mente del gruppo sarebbe fra i cadaveri, ma al momento non c'è conferma. Una donna kamikaze all'arrivo delle teste di cuoio si è fatta esplodere con la cintura che aveva addosso. La reazione dei terroristi nell'appartamento ha portato al ferimento di 5 agenti. L'azione si è conclusa intorno alle 11:30. Il premier Valls ha ringraziato gli agenti per l'operazione effettuata. L'allarme rimane altissimo e continua la caccia all'ideatore della strage. Intanto c'è stato anche un allarme bomba all'aeroporto di Copenaghen che è durato per diverse ore. Dopodiché la situazione è tornata alla normalità.